Ricorderemo senz'altro questo 2021 come un anno di transizione, sia per il mondo del videogioco che per le nostre vite. Eppure la percezione generale è che questo 2021 videoludico sia stato oltremodo deludente, ma io in realtà non sono d'accordo. Credo più che altro che, rattristati dalla situazione pandemica, abbiamo provato a cercare nel mondo del videogioco quello sfogo che nella vita reale non abbiamo potuto trovare. Ed è secondo me per questo motivo che le aspettative si sono alzate di parecchio, per quello che è stato, alla fin fine, un anno videoludico niente male, tenendo conto che è stato il primo anno di Next Gen. E vi ricordo che le generazioni di videogiochi tendono a dare il massimo alla fine del loro ciclo vitale, mai all'inizio. Certo, ovviamente i problemi ci sono stati, come la penuria delle nuove console, i numerosi rinvii all'anno prossimo, ed ovviamente l'uscita di pochi titoli next gen, e soprattutto da notare che nessuno di essi può essere ancora definito come killer application. Eppure in questo 2021 c'è stato spazio per diversi titoli sorprendenti, che probabilmente, proprio per la minor concorrenza, sono riusciti ad avere molto di più la luce dei riflettori puntata addosso. Delle perle di inestimabile valore che, pur senza titoloni altisonanti, sono stati capaci di ricordare a tutti che sono le idee e la creatività a muovere il mondo del videogioco. Signore e signori, io sono Dado Bax e questi sono i Dado Awards. Buona visione. Prima di buttarci nel cuore del video vi ricordo come sempre di passare in descrizione dove troverete il link d'affiliazione Instant Gaming per chiavi di gioco a prezzo scontato. Iniziamo con il premio per il migliore gioco action in prima persona. Candidati Cyberpunk 2077, Deathloop, Resident Evil Village, Far Cry 6. Vince Deathloop. Non c'è che dire, i ragazzi di Arkane Studios i giochi in prima persona li sanno fare, e bene, e si era già visto con Dishonored. Deathloop ha sostanzialmente quello stile lì, però con un focus molto più forte sulla componente shooting. Se Dishonored era più che altro una grande esperienza stealth, in Deathloop si spara tanto e bene. Unica nota negativa, l'intelligenza artificiale non al top. Tuttavia ci rendiamo conto che l'intelligenza artificiale non eccelle particolarmente né in Cyberpunk né in Far Cry 6, mentre Resident Evil Village sono presenti per lo più zombie, quindi diciamo che in questo caso specifico l'intelligenza artificiale deficitaria non ha influito sull'assegnazione del premio. Continuiamo con il miglior gioco action in terza persona. Candidati Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, Psychonauts 2, Monster Hunter Rise. Vince Returnal. Returnal è una ventata d'aria fresca nel mondo del videogioco contemporaneo e ha diversi meriti, che però ovviamente andremo a discutere man mano, a tempo debito. Anche perché vi faccio un piccolo spoiler, questo non è l'unico premio che vincerà Returnal. Per ora si sta parlando della componente action ed è dunque sull'uso del DualSense che mi vorrei focalizzare. Ecco, Returnal non è in sé per sé migliore dei suoi concorrenti, anzi, per dire, Monster Hunter Rise è davvero tanta roba, eh? Però il punto è che Returnal utilizza il DualSense in una maniera eccelsa, andando ad esaltare la componente action di tale videogioco. E dunque per questa motivazione, per il fatto che Returnal si proietta verso il futuro, è probabilmente uno dei titoli più next gen lato gameplay uscito in quest'anno, che ho deciso di assegnargli il premio per miglior gioco action in terza persona. Premio per il miglior gioco stealth. Candidati Cyberpunk 2077, Hitman 3, Deathloop, Far Cry 6. E qui, ragazzi miei, non c'è molto da dire perché tra questi videogiochi ci sono tre videogiochi con una componente stealth ed un solo videogioco stealth puro, ed è ovviamente quel videogioco che vince il premio. Sto parlando chiaramente di Hitman 3. Signori miei, credo che in generale la trilogia di Hitman sia la migliore esperienza stealth di questa generazione e che questa terza iterazione sia semplicemente un ottimo capitolo conclusivo. Tutto qui. Niente di rivoluzionario, però comunque siamo al top. Degna di nota, peraltro, la possibilità di giocarci anche in realtà virtuale.
Tuttavia, nonostante sia un grande appassionato, ancora non ho avuto l'opportunità di provarlo, quindi in realtà su questa non mi esprimo. Ciò nonostante, Hitman 3 tradizionale comunque, insomma, ha una componente stealth talmente solida che merita senza ombra di dubbio il premio. E concludiamo questa prima tranche con il premio al migliore videogioco strategico. Nomination per Humankind, Age of Empires 4, Old World. Vince il premio, ovviamente, Age of Empires 4. Il grande ritorno di un brand leggendario, colonna vertebrale della strategia in tempo reale computerizzata. Ho definito nella recensione Age of Empires 4 come il The Legend of Zelda della strategia, in quanto riesce a portare la formula degli RTS alla portata di tutti. Adulti e bambini, esperti e neofiti, giocatori PC e non giocatori PC. Il miglior titolo in assoluto per approcciarsi al genere, semplice, immediato, ma al contempo profondo e complesso. Veramente un ottimo lavoro, peraltro inserito in Game Pass per PC. Bene ragazzi, siamo ritornati in studio. Ci tengo a ricordarvi ovviamente che questo è solamente il primo appuntamento dei Dado Awards. In questo video infatti andrò ad assegnare tutti i premi meno due, che andrò ad assegnare nei prossimi due video. I prossimi due video saranno la flop 10 di fine anno e la top 10 di fine anno, e chiaramente i due premi sono rispettivamente il Dado Bucks Flop of the Year e il Dado Bucks Game of the Year, ovviamente. Purtroppo una top 10 che manca quest'anno, esattamente come mancava l'anno scorso, è la top 10 dei videogiochi indie, o come oramai le ho ribattezzata, la top 10 delle sorprese, quindi giochi indie e a basso budget. Questo perché, ragazzi, esattamente come l'anno scorso, non ho giocato abbastanza giochi indie da riempire una top 10. Quindi ci sarà il premio per la sorpresa dell'anno, anzi sarà il prossimo premio che andremo a vedere, però non farò l'abituale classifica, appunto, avendone giocato meno di 10. Quindi, ributtiamoci in questa seconda tranche dei Dado Awards e iniziamo proprio con il premio alla miglior sorpresa. I candidati sono It Takes Two, Psychonauts 2, Valheim, Humankind. Premessa fondamentale, io non ho giocato It Takes Two. L'ho inserito giusto come honorable mention, potremmo dire, cioè so che esiste, so che è valido, però è un gioco che si gioca solamente in co-op e quindi non l'ho giocato. Dunque il premio se lo giocano gli altri tre titoli, e tra gli altri tre titoli il titolo che mi ha sorpreso di più è Humankind. Humankind è uno strategico 4X in stile Civilization. Dopo 30 anni di egemonia di Civilization, sapete quanto è difficile fare un gioco dello stesso genere, ma che riesca però a rivoluzionarlo? Ragazzi, tantissimo. È veramente difficile, eppure Humankind ci riesce. Purtroppo il gioco presenta tante sbavature e tanti problemi di bilanciamento, quindi ancora non riesce ad essere all'altezza del capolavoro di Firaxis, però comunque riesce a dire la sua in maniera egregia. Bellissimo, veramente consigliato, oltre al fatto che sappiate che è inserito in Xbox Game Pass. Anzi, se proprio vogliamo essere precisi, tre di questi quattro videogiochi sono inseriti in Game Pass. Non solo Humankind, ma anche Psychonauts 2 ed It Takes Two, perché ovviamente è disponibile in EA Play e a sua volta EA Play è incluso in Game Pass. E dato che stiamo parlando di giochi indie e giochi a basso budget, permettetemi di menzionare brevemente dei titoli non stratosferici che non vinceranno nessun premio, ma che però sono carini ed è opportuno, insomma, comunque portarli alla vostra attenzione. Peraltro tutti disponibili in Game Pass, ed è per questa motivazione che li ho giocati. Il primo è The Medium, una pregevolissima avventura grafica con una connotazione horror. L'altro è 12 Minutes, un'affascinante avventura punta e clicca in cui un uomo si trova bloccato in un loop temporale. E The Ascent, un piacevolissimo shooter isometrico in salsa cyberpunk. Benissimo ragazzi, siamo arrivati al giro di boa, è il momento di buttarci nei premi tecnici. Premio per il miglior open world. Nomination per Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, Forza Horizon 5. Attenzione ragazzi, qua non si sta parlando del miglior gioco con una componente open world, né tantomeno della migliore ambientazione. Qua per open world intendo proprio videogioco che ha nell'open world proprio delle meccaniche che lo rendono
il miglior open world. Ci siamo? Ebbene, per me il miglior open world del 2021 è l'open world di Far Cry 6. Sì, sì, certo, lo so, è un more of the same, uguale ai precedenti e bla bla bla, lo abbiamo capito. Il punto è che in realtà Far Cry 6 è l'apice dei Far Cry di questa generazione. Mette insieme tutta l'esperienza che Ubisoft ha maturato in questi ultimi 7 anni per far venire fuori il suo migliore open world di questa generazione. Punto e a capo. Certo, purtroppo si porta appresso alcuni problemi che Ubisoft non riesce a scrollarsi di dosso, ma complessivamente è stato fatto davvero un ottimo lavoro. Premi per il miglior comparto tecnico. Nomination per Forza Horizon 5, Lone Echo 2, Ratchet & Clank Rift Apart, Cyberpunk 2077. Allora ragazzi, questo premio vi sembrerà strano, ma in realtà lo assegno per esclusione. Cyberpunk 2077, per esempio, non lo può vincere, perché nonostante con RTX e dettagli a palla sia una goduria, bisogna però anche prendere in considerazione, secondo me, la pessima ottimizzazione del titolo e i vari problemi tecnici. Quindi Cyberpunk no. Ratchet & Clank Rift Apart è splendido, un meraviglioso showcase delle possibilità di PlayStation 5, ma in realtà non pigia sull'acceleratore come potrebbe e i vari portali dimensionali in realtà vengono utilizzati veramente poco e anzi, nella maggior parte dei casi, si riducono a semplici sostituti del rampino. Insomma, anche Ratchet & Clank, no. Lone Echo 2, ragazzi, beh, Lone Echo 2 è una gioia per gli occhi, però il mio PC ha faticato davvero per tenere un framerate accettabile e vi assicuro che i cali di frame in VR sono veramente fastidiosi. Insomma, troppo poco ottimizzato per poter vincere il premio. E anche Lone Echo 2, no. Quindi, signori, chi rimane? Rimane Forza Horizon 5, che sì, lo so, è un titolo cross-gen e non è next-gen. Lo so, è un gioco di corse, tutto quello che volete, però signori miei, secondo me Forza Horizon 5 è di fatto il gioco con il comparto tecnico più rifinito e più ottimizzato uscito quest'anno. Ed è per questa motivazione che il premio va a Forza Horizon 5. E dal miglior comparto tecnico passiamo alla migliore conduzione artistica. Nomination per Kena Bridge of Spirits, Cyberpunk 2077, Deathloop, Psychonauts 2. Secondo me, da un punto di vista obiettivo, i due giochi con la conduzione artistica più d'impatto di quest'anno sono stati Cyberpunk 2077 e Deathloop. Hanno fatto un lavoro di ricerca ineccepibile e lasciano veramente a bocca aperta. Eppure, io voglio dare il premio ad uno tra Kena e Psychonauts 2, perché con molto meno budget sono riusciti a raggiungere dei risultati veramente impressionanti. In particolare, il mio personalissimo premio lo do a Kena Bridge of Spirits. Vi ricordo che stiamo parlando del primo gioco realizzato da Ember Lab Studios, che fino ad ora aveva realizzato solamente dei corti d'animazione. E si vede, ragazzi, si vede come. In Kena Bridge of Spirits sembra di essere proprio dentro un cartone animato Pixar. Davvero un ottimo biglietto da visita da parte di Ember Lab Studios, che si presenta al mondo del videogioco con un titolo di grande qualità. Insomma, complimenti vivissimi. Premio per il miglior comparto sonoro. Nomination per Resident Evil Village, Age of Empires 4, Returnal, Cyberpunk 2077. Vince Returnal. E se quando ho parlato del gameplay ho menzionato l'uso del DualSense, qui parlando di comparto sonoro non posso non menzionare l'audio 3D. Il tanto pubblicizzato audio 3D che avrebbe dovuto rappresentare la nuova frontiera dell'immersione secondo Sony. E chi ci credeva che già nel corso del primo anno avremmo avuto un titolo che lo utilizzasse e lo sfruttasse così tanto? Ma soprattutto che venisse da un titolo così poco pubblicizzato come Returnal. Returnal è un'esperienza sensoriale di grande impatto e gran parte del merito va anche e soprattutto alla gestione dell'audio 3D, che permette a Returnal di vincere il suo secondo Dado Award di oggi. Premio alla migliore ambientazione. Resident Evil Village, Ratchet & Clank Rift Apart, Deathloop, Cyberpunk 2077. Ci avrete senza ombra di dubbio fatto caso, Cyberpunk 2077, nonostante abbia diverse nomination in questo video, ancora non si è portato a casa nessun premio.
Ebbene ragazzi, è arrivato il momento di rimediare. Night City vince il premio per la migliore ambientazione dell'anno. E oserei dire non solo dell'anno, Night City è proprio in assoluto una delle migliori ambientazioni mai realizzate nel mondo del videogioco. Purtroppo non è accompagnata da una componente open world soddisfacente, ed infatti il premio per il miglior open world poi l'ho dato a Far Cry. Però come setting, Night City è qualcosa di veramente clamoroso. Su questo premio non ho avuto nessun dubbio. Signori, siamo arrivati agli ultimi Dado Awards e i premi che mancano sono i premi ai migliori personaggi dell'anno. Tuttavia, rispetto agli anni passati, abbiamo una novità. Anziché effettuare una divisione tra personaggio maschile e personaggio femminile, quest'anno avremo una divisione tra miglior personaggio protagonista dell'anno e miglior personaggio non protagonista dell'anno, indipendentemente dal genere. Iniziamo con il premio per il miglior personaggio protagonista. I candidati sono Kena di Kena Bridge of Spirits, Rivet di Ratchet & Clank Rift Apart, Raz di Psychonauts 2 e Colt di Deathloop. Vince Rivet. Signori, chiudere questi Dado Awards senza nessun premio per Ratchet & Clank Rift Apart sarebbe stato fin troppo punitivo per l'ultimo gioco di Insomniac. Ho posto diverse critiche a svariati aspetti, ma bisogna ammettere che il titolo riesce ad essere effettivamente molto riuscito, soprattutto sul fronte narrativo e dunque anche sul fronte personaggi. Rivet in particolare rappresenta una graditissima novità. Cazzuta, intraprendente, divertente, carismatica, Rivet si va a prendere meritatissimamente di prepotenza il premio al miglior personaggio protagonista del 2021. E concludiamo con il premio al miglior personaggio non protagonista. Nomination per Lady Dimitrescu di Resident Evil Village, Judy Alvarez di Cyberpunk 2077, Anton Castillo, Far Cry 6 e Johnny Silverhand, Cyberpunk 2077. Signori, scusate se vi dico che qui, secondo me, non c'è veramente partita. Vince il premio Lady Dimitrescu, che è un personaggio che per quanto sia stato utilizzato tutto sommato anche poco in Resident Evil Village, è diventato un personaggio iconico, non solo per gli appassionati del brand, ma per l'intero mondo del videogioco. Insomma, indiscutibilmente il personaggio dell'anno. E concludo questo video con un premio extra, il ritorno di un premio al miglior youtuber emergente che quest'anno va ad Occhiali da Barba. Mi piace veramente tanto come Occhiali da Barba tratta Skyrim, fa guide, analisi della lore, riflessioni morali su determinate scelte del gioco e per questa ultima istanza vi consiglio in particolare di guardare il video in cui parla del dilemma su Parturnax. Un'analisi eccelsa che parla di scelte morali e scende nel profondo dei significati di Skyrim. Credo che quel video renda benissimo l'idea dell'eccellente lavoro che fa Occhiali da Barba sul suo canale e vi invito vivamente a guardarlo. Vi lascio il link in descrizione. E questo, ragazzi, è tutto. Con questo si conclude il primo atto dei Dado Awards 2021, ma ci tengo a ricordarvi che i Dado Awards sono solo appena iniziati. Questo è il primo atto, appunto seguiranno due video, la flop 10 e la top 10, e i videogiochi che saranno in testa nelle rispettive classifiche saranno appunto il flop of the year e il titolo in testa alla top 10 sarà chiaramente il vincitore dell'ambitissimo premio del Dado Bucks Game of the Year. Il mio consiglio, ragazzi, è quello di iscrivervi al canale, qualora non lo aveste già fatto, ed attivare la campanellina, perché in questo periodo veramente i video sono imperdibili. Questo è il periodo più caldo dell'anno. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do ovviamente appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi, e alla prossima. Ciao!